E gli applausi sono per Yuko Kawaguchi, Alexander Smirnov. Yuko Kawaguchi, Alexander Smirnov, ricordiamo questa straordinaria coppia, bronzo mondiale 2009-2010, quarti all'Olimpiade di Vancouver e poi ovviamente campioni europei 2010, argento 2011-2009, bronzo nel 2008 e nella passata stagione proprio alla finale che c'è stata hanno ottenuto la terza posizione nella finale a Quebec City. Danubio Blu. Triplo twist. Mano giù anche per Yuko sul triplo tollo. E cade il triplo loop. Difficilissimo anche il sollevamento, bravissimo a salvarlo, ma è difficile. Sì, davvero, oggi. Guarda, tanti errori da una coppia, diciamo, con la loro carriera, no? Con la loro storia, sono errori che un po' non ti aspetti. Ma sai, qui veramente è difficile. Qualsiasi coppia, a qualsiasi livello, si gioca così, si rischia così tanto che l'errore è sempre possibile. Qui qualche cosa non è andato sin dall'inizio, non si trovavano, lei ha subito appoggiato le mani sul primo triplo toe loop, poi l'entrata del lanciato probabilmente non hanno tenuto il tempo esatto e da lì in poi è stato veramente tutto difficile, perché qui sono due persone che devono pattinare insieme, che devono essere un'unica cosa sul ghiaccio, e quando lo stato emotivo poi cambia perché qualcosa succede, è difficile ritrovare l'unione, perché
ognuno reagisce poi diversamente alla difficoltà, c'è chi ha fretta, c'è chi invece si paralizza, e ritrovare l'unione, riuscire a completare gli elementi tecnici diventa arduo veramente, così è stato per loro oggi, tutto faticoso, tutto molto faticoso. Già questo primo triple twist il catch non c'era, cioè il catch quando lui la riprende lei gli è un po' collassata addosso, non era precisa. Qui invece anche lui peraltro non ha fatto un arrivo splendido dal triplo loop, lei ha messo proprio giù la dal triplo toll, scusate, lei poi ha messo proprio giù la mano. Adesso vediamo il lanciato, lei passa, salta, in realtà poteva quasi farcela ma non è stata pronta abbastanza a reagire, non ha realizzato di essere atterrata e anche qui è sbilanciata, lui la deve sistemare, poi ci riesce ma ancora è là sopra che non è stabilizzata. Allora qui sarà un po' il contrario della situazione di prima, certo. Gli elementi tecnici molto male, sono andati veramente a pezzi, oltre al fatto che già non erano di valore di base come quello dei canadesi, e in più ci sono proprio tutti i punti di penalità, però l'artistico invece non si può togliere, assolutamente. Sarà sicuramente alto. Allora 30 e 22 infatti l'artistico, però il tecnico inevitabilmente è 28-80 con la detrazione per un totale di 58-02. Davvero sconsolati Kawaguchi e Smirnov, che vediamo con la loro storica allenatrice Tamara Moskvina. Questo vedi, quando anch'io spesso dico la gara è difficile, nel senso che può arrivare primo ma anche settimo, sesto, ottavo, non si sa dove, perché basta sbagliare qualche cosa e tutte le coppie sono brave, per cui tra l'altro nelle coppie d'artistico ogni elemento vale tantissimo, per cui un errore su un elemento ti procura uno sbalzo di classifica davvero pesante, tant'è che campioni d'Europa come Kawaguchi e Smirnov si ritrovano 58-02, con ogni probabilità infatti. Finiranno forse sesti, insomma.